c'è una cosa importante da dire, che io sono un po' polemico anche con la comunicazione, perché a volte in televisione e sui giornali passa un messaggio che nella totalità non è quello reale. Effettivamente, come dice lei, in televisione si vedono sempre più sale, si vedono sempre più aperture, quindi questo dovrebbe dare l'indice di un settore in piena evoluzione e in fase crescente. Sotto un certo punto di vista lo è anche, però non lo è da un punto di vista normativo. Il settore è completamente, a mio avviso, ma penso di tutti gli addetti al settore, è come si suol dire, in balia delle onde. Non c'è una normativa che possa far sì che questo settore riesca a stabilizzarsi. Questa almeno è l'impressione che hanno gli addetti del settore. Se poi fuori passa un altro messaggio, ritengo che a volte anche la comunicazione è leggermente faziosa, per non dire strumentale, perché da una parte si dà un impatto completamente positivo del settore da un punto di vista di numeri, e dall'altro si dà un impatto negativo da un punto di vista di operatori che svolgono l'attività in questo settore e da un punto di vista delle norme e delle regole. Il Presidente Cagnoni diceva: abbiamo necessità di regole nuove e di riforme nuove, ma questa necessità ormai la sentiamo già da svariati anni, però il settore da un punto di vista politico risponde soltanto a senso unico, quindi risponde con gli aumenti del prelievo erariale, nuove imposizioni, ultima fra tutte il famoso prelievo aggiuntivo della legge di stabilità del 2015, creato senza senso, creato con una dinamica al di fuori di qualsiasi equità e proporzionalità, e stiamo parlando di apparecchi, però mi sembra che anche le altre offerte di gioco non siano diciamo da meno, perché io vedo anche il settore delle scommesse, che è un settore abbastanza contorto da un punto di vista normativo, e non si dà certezza nemmeno su quello. Quindi qui c'è veramente una difficoltà normativa che, a mio avviso, oggi è diventata strumentale. Non posso pensare che un governo, nonostante i problemi che abbia l'Italia in questo momento da un punto di vista economico, da un punto di vista internazionale, non riesca a mettere in atto una riforma di settore che renda il settore più equilibrato e lo metta in condizione di operare da un punto di vista anche dei soggetti che hanno una funzione nell'ambito della filiera del gioco. Io penso che sia impossibile da pensare che un governo non riesca a concentrarsi su poche norme chiare e precise in un settore che in 10 anni, io parlo dal punto di vista degli apparecchi a intrattenimento, ha dato all'erario miliardi di euro e continua a darli. Quindi da questo punto di vista il settore è vivo, perché la sua parte la fa. È morto da un punto di vista delle normative e degli operatori che svolgono l'attività in questo settore. Io oggi devo, e lo faccio ora perché è giusto farlo ora, devo fare un ringraziamento innanzitutto agli espositori. Penso che sia doveroso, l'ho fatto l'anno scorso ma quest'anno lo devo fare ancora di più. Devo ringraziarli e devo esprimere tutta la gratitudine da parte dell'associazione, ma penso anche di tutti gli operatori, per essere qui oggi a fare una fiera in un momento economico da un punto di vista degli operatori di settore, perché specialmente i costruttori in questo momento sono come i gestori, cioè come la parte della filiera che a noi interessa, in una fase di criticità totale. Il settore della produzione è fermo e il settore della gestione è impaurito da una serie di norme già uscite, e ci auguriamo a breve, fra qualche ora avremo anche il testo della nuova legge di stabilità per l'anno prossimo, e siamo tutti qui preoccupati a capire che cosa verrà inserito in questa legge di stabilità sui giochi e se questo renderà ancora più problematica l'operatività delle aziende nei prossimi anni. Quindi, a mio avviso, c'è una grossa responsabilità da parte del governo, c'è una grossa responsabilità da parte della politica,
e poi ci siamo accorti che molta buona parte della politica non è al corrente delle dinamiche di questo settore, perché ogni giorno ci accorgiamo che esce un politico nuovo che non sa effettivamente di cosa sta parlando. Cioè il settore del gioco è un settore complicatissimo, sui media lo vediamo preso con molta superficialità, abbiamo visto le ultime trasmissioni degli ultimi giorni in televisione, cioè ora si sta praticamente demonizzando quello che era un divertimento per i giovani, lo stiamo praticamente portando nelle piazze come il peggior danno che ci possa essere. Io capisco che il gioco debba essere trattato con una certa prudenza, però arrivare a demonizzare tutto mi sembra pressoché strumentale, se non totalmente strumentale, per tirare la volata a un altro certo, a un certo tipo di ragionamento che però non vorrei fare qui, vorrei essere meno polemico possibile. Sta di fatto che, per rispondere alla sua domanda, il settore è instabile. È instabile perché le norme fatte fino ad oggi non hanno dato i risultati che il settore si aspettava. Quindi avere un'operatività, avere un futuro su cui investire, e qui si parla di aziende, quindi non si può pensare che le aziende possano investire senza avere delle normative certe che le sorreggano negli anni futuri. È impossibile pensare da parte di un governo di continuare ad avere gettito erariale senza dare un minimo di sicurezza o un quadro, non dico sicurezza al 100%, ma un quadro normativo stabile. E questo è quello che sta mancando. Quindi, per rispondere, non è tutto oro quello che succede nel gioco. C'è tutta una parte che ai più è sconosciuta e forse il nostro dovere è quello di renderla pubblica, perché altrimenti chi lo vede da fuori, si parla di gioco, quindi è tutto divertimento a scapito dell'utente. Non è così. Gli operatori fanno molta fatica a stare nel quadro normativo attuale, quindi a rispettare delle norme a volte molto farraginose che a nostro avviso non servirebbero neanche, perché servirebbe avere una normativa chiara, concisa, con poche regole precise e che tutti possano rispettare, ma più che altro che si possa avere una coerenza nell'operatività futura. Questo sta mancando. Sta mancando e noi vediamo un atteggiamento veramente strumentale da parte sia della politica, ma lo dico in buona fede perché forse non è a conoscenza veramente di tutto quello che accade in questo settore, di quali sono le dinamiche, e c'è una parte molto strumentale da parte degli organi di comunicazione per dare un'immagine, io direi, non troppo reale di quello che è questo settore, in questo momento. Vorrei finire solo un secondo di ringraziare, oltre agli espositori, anche il Presidente Cagnoni e la Fiera di Rimini, con la quale abbiamo una sinergia vincente da anni per l'organizzazione delle fiere. Hanno fatto un ottimo lavoro, ringrazio il Presidente Cagnoni e ringrazio tutto lo staff di Fiera di Rimini che, come al solito, hanno messo in campo una professionalità indiscussa nell'organizzare questa fiera. Rivolgo ancora un ringraziamento a tutti gli espositori per essere qui anche quest'anno e hanno la piena gratitudine sia dell'associazione che penso di tutti gli operatori del settore, e ci auguriamo che questo ulteriore sforzo economico e sforzo di volontà possa servire per far inquadrare meglio qual è la reale consistenza di questo settore e qual è la reale volontà di proseguire un cammino con regole certe naturalmente e riforme che vadano a tenere conto di tutta una filiera del gioco importante che si è professionalizzata negli ultimi anni e che, devo dire, di fronte ai dati non si è incrinata come molti pensavano, perché io ho qui davanti i dati dell'elenco 2014 e c'è stata una leggera diminuzione della filiera per quanto riguarda i gestori, mentre c'è stata una grossa flessione invece per quanto riguarda i costruttori, e questo me ne dispiace perché in un segmento economico tutti i tasselli sono importanti e quindi quando si incominciano a perdere dei tasselli si va a incrinare tutto il sistema economico, in questo caso il sistema del gioco.